Partiamo dal presupposto che qui in Vietnam, se non hai due ruote, non sei considerato nemmeno come un essere umano. Ed è proprio per questo che adesso mi trovo a Ho Chi Minh, al sud del Vietnam, e voglio percorrere quest'ultima parte di viaggio, quindi i prossimi 40 giorni, da Ho Chi Minh a Hanoi, la capitale del Vietnam, posto dove poi dovrei prendere un aereo per tornare a casa. Sono all'incirca 2000 km, ho considerato anche il fatto che in 40 giorni mi perderò diverse volte, quindi cifra tonda 2000 km. Solo che proprio per il motivo che vi dicevo prima, sicuramente non lo faccio a piedi. Sono le 9 di mattina, ora è il mio ostello, e oggi ho una missione importante. Quella di cercare una moto. Ve lo giuro, non l'ho fatto apposta. Ho girato l'angolo e bike for rent and sell. Però qui ti fanno il pacco. È una roba fatta troppo per i turisti. Trovare un privato. E l'unica cosa che posso fare è chiedere alle persone. Oggi faccio solo questo. Cerco una moto. Dove? Boh. Però sono sicuro che se mi muovo qualcosa accade. Quindi mi muovo, interagisco con le persone, le cose succedono. Non so quando, ma succederà. Someone for buy a motorcycle. You want to buy? Our side. Yeah. Okay. Motorbike. Hello. Where you go? Buy a motorbike. Ah. I want to buy a motorbike. You buy a motorbike. No. Okay, sta succedendo tutto. Ok. My friend is selling a motorbike. Ok. Sta succedendo tutto troppo velocemente. Sono passati 5 minuti da quando stavo facendo il video. Ho chiesto a due persone e adesso mi ritrovo così. Ho specificato che non voglio comprare in un negozio e teoricamente questo signore mi sta portando da un amico. A motorbike. Va bene. È stato un flop, era tutto troppo bello per essere vero, però noi non demordiamo, Ok, molto bene, ok? No. Allora, io sinceramente non sto capendo cosa sta succedendo stamattina, perché ogni passo che faccio c'è qualcuno che mi fa salire sul motorino. Cioè, da quando stavo riprendendo il video ad adesso sono passati 30 secondi. Va bene. A lungo andare, da qualche parte arrivo, quindi va bene così. Siamo già al secondo. Secondo giro in 5 minuti. Comunque il Vietnam, sto capendo che è come Napoli, però per 10. La stessa roba, casino, bordello, clacson, motorini ovunque, gente che ti vende le sigarette abusive. Mi giuro, mi sento a casa. Potrei vivere qui. Gente super friendly, che veramente mi sento a casa. Abbiamo attraversato adesso col rosso, ma che ce l'ho fatto, cioè top, bello, ma davvero bello. Comunque forse questa è la volta buona, ci stiamo allontanando un bel po' da dove stavo, non so dove mi sta portando. Qua stiamo continuando ad andare, da mezz'ora, let's go, oh cazzo. Non so dove mi sta portando, cioè comunque non riesco nemmeno a capire come si chiama. L'unica cosa su cui ci siamo capiti è che devo comprare una moto. Poi, personalmente sto seguendo il flusso, speriamo sia quello giusto. Che poi non è nemmeno sicuro che mi stia portando in un posto giusto, non è nemmeno sicuro che trovi la moto che voglio. Cioè adesso sto dicendo che sto andando a comprare una moto, ma non lo so. La verità è che mi sta portando a Sperber. E vabbè, dai, mi ha portato in questo posto. Giù dai, dai. Ok, vabbè, il primo dove siamo andati non andava bene. No, è ok. Forse una volta mi affido alla gente normale. No. Ma questi sono tutti i rivenditori. Siamo comunque fuori dal centro, quindi qua ci vengono soltanto le persone del posto, però non lo so. Ci siamo fermati da un altro. E nemmeno questo andava bene. Ah, ce l'hai tu? Vediamo. No, non ci siamo accordati col prezzo. È una giornata di ricerche. Non lo sto facendo vedere, ma ce li stiamo girando veramente tutti. Quell'altro là, uno scooter, 850 euro. Too much. Qua 200 euro abbiamo. 200 euro e tanta speranza. Un altro che ci siamo girati, ma niente. Allora, potrei far andare questo video all'infinito perché stiamo girando sulla stessa strada da una buona mezz'ora, andando avanti e indietro di 500 metri in negozio senza trovare niente. Però vi evito questa agonia.
Siamo tornati praticamente al punto di partenza. Ah, questa è un'agenzia di viaggi, però vabbè, proviamoci. Adesso mi vedo. Giulio, e io? Ciao. Italy. Un sacco di moto. Ma queste sono troppo ben fatte. E sarà una cifra. Però sono belle, ragazzi. Voleva 3,50 ma troppo. This one? This one 9 million. 9 million? This one 19 years. 1,000 km? Ah, you again. Again the oil. 1,000. Ok. Yes. Allora, ci siamo fatti tutto il giro della città. Stavo dietro l'ostello. Yeah, I have on YouTube. Oh, I'm very famous here. Ah, you are famous. Ah, very famous. Ok. Una cosa che ho imparato, che mi frega sempre, è il fatto di andare di fretta. Quindi, adesso quello che ho fatto è stato trovare chi mi può vendere la moto, prendere un attimo le varie opzioni. Ho pensato a quanto costa, i vantaggi, i svantaggi, eccetera. Voglio almeno 24 ore, dove penso, parlo con un paio di amici che mi sanno aiutare da un punto di vista di moto, e in base ai loro feedback decido se comprarla da questo signore che c'è l'agenzia. Allora, il discorso qual è? Che se la prendo da un privato, posso anche pagarla 50-100 euro in meno, però uno... non sai le condizioni quali sono, anche da loro non sai bene o male quelle condizioni quali sono, anche perché per mia esperienza, che ho avuto la moto per diversi anni, si accende, sì, ok, però bisogna vedere poi praticamente a lungo andare che problemi ti dà e cosa non ti dà. Però quantomeno se la prendi da loro sai che te l'hanno pulita, te l'hanno minimo sistemata, e tra l'altro il tipo mi ha detto che prima di partire ci facciamo il cambio d'olio, che sono le rassicurazioni che lasciano il tempo che trovano, però ci sono. E in più, una volta arrivato da dove mi trovo adesso, Ho Chi Minh, a Hanoi, che è la capitale del Vietnam, che ci vogliono più o meno 2000 km, mi hanno detto che teoricamente se la dovrebbero ricomprare per il 60% del prezzo. Questo vuol dire che all'incirca, se tipo ho speso 300 euro per comprarla, loro se la ricomprano per 200 euro. Quindi è come se avessi noleggiato la moto per 100 euro. Comprandola da un privato c'hai sicuramente meno garanzie sulla moto, non che da un'agenzia abbia tutte queste garanzie del mondo, però c'hai un minimo in più. Dal mio punto di vista è molto più un casino comprarsela da un privato che non da un'agenzia, così che hai un po' più di garanzie di arrivare, e in più c'è il fatto che loro teoricamente se la ricomprano. Comprandola da un privato invece, boh, cioè magari spendi 100 euro in meno, si ferma a metà strada, la aggiusti, riparti, arrivi, però poi fa schifo, come è già successo a un mio amico, l'hai pagata per dire 200 euro e invece di rivenderla a 150 euro la vendi a 50 euro perché dopo 2000 km è solo da buttare. Per adesso ci sono molte più garanzie nel prenderla da un'agenzia così, che costa un po' di più, che non da un privato dove costa 50-100 euro in meno. Però 24 ore di tempo, ci penso, faccio mente locale e decido, senza dimenticarmi che privato, ma dove, chi, quando. Mi sono dato una rinfrescata, ho parlato anche con i ragazzi dell'hotel, ma questo è destino, ve lo giuro, sta succedendo tutto troppo velocemente. Nice to meet you, Giulio. Cioè, assurdo, veramente destino. Adesso l'opzione è o dall'agenzia 300 euro o da lei 50 euro in meno. Vabbè, vediamo di scendere a 200-220. Ah, ok. Allora, non ho il video, l'ho provata. La questione è che questa qui ha il vantaggio che non vedo olio che scende dalla testata del motore, però allo stesso tempo quando va, però poi si ferma. Cioè, nel senso che decelleri, stai fermo un attimo e si spegne. Non è un buon segno. Comunque, questa ragazza qui è una di quelle classiche ragazze che potrebbe fare da esempio per tantissime altre che hanno paura di viaggiare. Beh, lei è dei Paesi Bassi. Dei Paesi Bassi, sono pazze. Ce n'è una su YouTube che si sta facendo tutta l'Africa in moto da sola. Personalmente non avrei il coraggio. Però proprio spirito libero, strafottenza totale e vai. Ma adesso voglio evitare di entrare nell'argomento perché è molto lungo. Però mi rendo conto che le ragazze per viaggiare si fanno più problemi di noi ragazzi, e le posso capire benissimo. Però allo stesso tempo, sappiate, ci sono tipe come lei che non se ne fottono proprio. Dalla capitale del Vietnam, qui sono 2000 km dispersa totalmente nelle giungle del Vietnam. È proprio Napoli-Milano, eh? Da solo. Potrebbe essere mia moglie. È successo quello che non doveva succedere. Cavo frizione, cavo freno, candela, arnesi vari. Lederman, è giunto il momento di andarmene da uno degli ostelli più belli in cui sono mai stato in tutto questo viaggio. Hola. Qua vi sentite a casa? Vamonos!